grazie per essere qua con noi. E questa sera anche registreremo, quindi se poi vorrete rivedere lo spettacolo, vi daremo anche il DVD. E grazie a nome del preside, della scuola. Io ci tengo a ringraziare intanto alcune persone. In primis la professoressa Zin, che è la responsabile di questo laboratorio. Penso che possiamo fare anche un applauso. Beh, ovviamente tutti i ragazzi che voi non vedete, però poi vi applaudiremo alla fine se sarete stati bravi allo spettacolo. E alcune persone che vedo tra i nostri genitori, beh, sicuramente la presidente del comitato genitori che è in fondo, che voi non vedete, che comunque ringrazio perché si è andato avanti questo progetto, è molto merito loro. Ho visto tra sempre la folla l'assessore, non so se si dica alle politiche sociali o al sociale, Isabella Sala, vedi? Grazie. Poi ho visto Daria Leonardi anche sempre tra la folla. Vi dico Pietro, segue per la prefettura tutto il tema grande, grosso, importante di questi nostri, come si può dire, ospiti, tutto il problema di immigrazione, eccetera, insomma. Qualcuno mi diceva che la chiama anche a casa dicendo che ha degli ospiti in giro per Vicenza. E quindi grazie anche per tutto il lavoro che sta facendo, insomma, che non è una robetta da poco. Grazie a Don Luca, grazie a Don Luca, il parroco di San Paolo, che è nostro vicino di casa, sappiamo quello che fa. E grazie a Don Giuseppe, rappresentante della comunità San Paolo, nostro vicino di casa dall'altra parte, per tutto quello veramente che fanno, per la disponibilità che danno. E beh, grazie ancora perché insomma è bello credere che in una scuola è possibile anche fare quello che questa sera vedremo. Io non ho visto lo spettacolo, ma penso che poi la professoressa Dini ci dirà qualcosa. Domani sarà replicato per gli studenti del Quadri. E no, dico grazie davvero perché insomma è una bella testimonianza questa di integrazione e che supera tante paure, tanti pregiudizi. Noi non ci facciamo caso se entrano questi nostri vicini di casa, insomma, perché oltre a questa idea, oltre a questo spettacolo, a questa collaborazione, questi ragazzi, i nostri vicini di casa, vengono anche, non so, a seguire corsi di italiano, ma i nostri studenti vanno dall'altra parte a seguire corsi di inglese tenuti da questi ragazzi. Ecco, insomma, sono delle iniziative importanti, interessanti, che penso il prossimo anno continueremo, anzi, sicuramente. Grazie ancora e buon spettacolo a tutti. Io vi do qualche piccola spiegazione, perché in effetti questo è uno spettacolo diverso da quello che abbiamo presentato negli anni scorsi. La diversità è che nasce da una sinergia, mentre negli anni scorsi il laboratorio lavorava un po' così da solo, quest'anno siamo partiti da un'idea che Alessandro San Martin ci ha dato, cioè un progetto che partisse dall'Eneide per poi levare lo sguardo alle migrazioni interessano
tutta l'Europa e soprattutto il nostro paese in questo periodo. Però ci pareva che questa idea mancasse di qualcosa. Il vicepresidente presente e la collega Gabriella Di Guglio, che non voleva essere citata, ma la cito lo stesso perché è una presenza preziosa, ci hanno accennato al progetto Prima la luce per tutti e ci hanno suggerito di coinvolgere con alcuni ospiti che abbiamo anche qui anche come spettatori questa sera del Centro San Paolo in carica alla cooperativa COSEP per fare un lavoro insieme, per coinvolgere nel laboratorio teatrale. Alessandro ha aderito entusiasticamente, cioè il lavoro è stato suo, il grosso del lavoro, e si è messo a lavorare con serietà, con rigore che lo contraddistingue. E abbiamo coinvolto 5 ragazzi, perché sono ragazzi, hanno pochi anni più dei nostri, ecco, questo va tenuto anche presente, e hanno ovviamente avuto esperienze però completamente diverse dai nostri. Li abbiamo coinvolti perché raccontassero le loro storie. Detto questo, non è che ci sentiamo migliori degli altri perché abbiamo proposto una tematica umanitaria, diciamo così. Sappiamo benissimo la complessità che c'è dietro il discorso migrazioni, ma in questo periodo più di qualcuno ha citato per esempio i versi di Primo Levi, quella poesia che i ragazzi qui sanno, noi leggiamo tutti gli anni nella giornata della memoria. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornato a sera il cibo caldo e visi amici. Considerate se questo è un uomo, penso che la conosciate tutti, è l'inizio praticamente alla prefazione di Se questo è un uomo. Questa è una poesia che è una poesia che invita alla testimonianza, che è contro l'indifferenza, l'indifferenza di qualsiasi tipo. Certo, la situazione storica dal 1945 ad oggi è completamente diversa, nessuno vuole negarlo. Però allora come oggi il male radicale, il male perverso, quello che non ha giustificazione, quello della guerra, addirittura la guerra fatta magari in nome di Dio, ecco. Questo non può essere ancora spiegato, non può essere gestito e rimane nel petto di chi ha subito l'esproprio della propria anima. Noi tutti non siamo persone insensibili, noi detestiamo la cattiveria. Ma oltre al male esiste anche l'indifferenza. L'indifferenza, sappiamo che chi abitava vicino ai campi di sterminio vedeva il fumo che si levava o sentiva gli odori, negava a se stesso che ci fosse qualcosa di strano, cioè diceva che tutto sommato magari stavano facendo il pane. Chi smistava la merce umana in arrivo diceva che obbediva degli ordini. Ecco, quindi ogni tanto è giusto pensare a quali noi ovviamente condanniamo questi atteggiamenti, cioè ci fanno ribrezzo, ed è giusto pensare a quello che potrebbero pensare di noi i nostri pronipoti, perché un giorno tutto quello che stiamo vivendo noi adesso finirà, perché ogni epoca storica ha le sue problematiche che poi in qualche modo si concludono. Noi non sappiamo che tipo di società nascerà, sarà una società magari che magari i nostri pronipoti saranno perfettamente in grado di capire e perdonare i nostri errori politici e strategici. Credo che saranno duri come lo siamo noi nei confronti degli indifferenti, nei confronti di quelli che poi addirittura magari trovano il modo di fare delle battute di spirito su un bambino di 3 anni che annega sul suo corpicino su una spiaggia. Ecco. Anche io vorrei fare dei ringraziamenti. Intanto dobbiamo ricordare che questa iniziativa è stata approvata dal Collegio Docenti, poi il professor Paolo Iacolino, nostro preside, ci ha appoggiati, così come il vicepreside qui presente. Gabriella, io vorrei ringraziare, è stata lei che mi ha suggerito di rivolgermi al comitato dei genitori, il quale, io lo dico, ha contribuito per quasi metà dell'importo della spesa complessiva del laboratorio. Alessandro, che naturalmente avremo modo di conoscerlo anche dopo, è stato un acquisto prezioso per noi, però poi vorrei ricordare anche Giorgia, che è qui presente, che ha seguito i ragazzi per 2 anni e quindi gli ha consegnato anche dei ragazzi preparati. Ricordiamo anche Monica De Bortoli, che ci ha permesso qualche anno fa di ricominciare il laboratorio. E niente, adesso vedremo bolle accidentali. Io volevo dire anche una cosa, non so se posso, però oggi pomeriggio sono rimasta stupefatta perché c'è un intoppo, nel senso che c'è una ragazza senza voce,
so se è stata in gita scolastica o cosa, e mi ha poi spero che non vi accorgiate, insomma, la cosa è stata, se non diciamo chi è stato risolto il problema in un batter d'occhio, ecco. E niente, allora quelle accidentali e Neide, viaggio per mare. Tempo amavo il mare, tutto amavo di lui, le schiume e le onde ruggenti, gli scogli lambiti dall'acqua, le leggende sui pirati e le code delle sirene, i tesori perduti e i tesori custoditi, e tutti i pesci del mare. Sì, un tempo amavo il mare, tutto amavo di lui. Addormentava col suo canto mentre stavo distesa nel mio letto, e poi mi svegliava con una forza che ho presto imparato a temere. Le sue favole, le sue bugie, i suoi occhi ingannevoli, lo prosciugherei se solo lo volessi. E se hai mai provato a guidare la tua barca nei suoi mari in tempesta, capisci che quelle onde e quelle schiume sono tuoi nemici. E se hai mai provato a nuotare verso la riva e una gamba ti viene nero per un crampo, le onde ruggenti ti spezzano il fiato e ti si riempiono d'acqua i polmoni, e tu agiti le braccia cercando di attirare l'attenzione di qualcuno. E se sei cresciuto, pieno di sogni nella testa, sogni sulla vita, sogni su come un giorno avresti preso il controllo della tua barca e avresti avuto il tuo equipaggio, e tutte le sirene si sarebbero innamorate solo di te. Se fosse così, capiresti, come io ho dovuto capire, che tutte le cose buone del mare, tutte le sue bellezze, sono una montatura. Un tempo amavo il mare, tutto amavo di lui. Le schiume e le onde ruggenti, gli scogli lambiti dall'acqua, le leggende sui pirati e le code delle sirene, i tesori perduti e i tesori custoditi, e tutti i pesci del mare.
canto. Il primo eroe, profugo per suo destino, dalle spiagge di Troia giunse in Italia. Molto patì la guerra e da forze divine, di terra in terra e per mare, fu sbattuto. Noi siamo profughi, fuggiti dalla guerra. Cerchiamo un riparo sicuro. Veniamo per mare, perché non abbiamo altri mezzi. Di avere una casa. Per me il mare è emozione. Per me il mare è una via di sfogo. Per me il mare è vita. Per me il mare è avventura. Per me il mare è mistero. Per me il mare è serenità. Per me il mare è gioia. Per me il mare è magia. Per me il mare è tranquillità. Per me il mare è viaggio. Per me il mare è un segreto. Per me il mare è libertà. Per me il mare è immensità. Per me il mare è sabbia bollente. Per me il mare è forza. Per me il mare è un'altra vita. Per me il mare è pensiero. Per me il mare è divertimento. Per me il mare sono le mille. Grazie.
out the dark. Maybe the shooting was to show you how much I care. I'll prove it with the danger for now. If I have my friends on you, I would have thousand times. And if the shooting was to show you how much I care, I'll prove it with the danger for now. Promises broken, nemesis I've token. Turn around, I'm talking to your new hope. Oh, when you're gonna die, please don't you ever forget. Sintonizzati col nostro canale, vi daremo maggiori informazioni durante l'evolversi della competizione. Zoe ha sempre pensato che il mare avesse una specie di coscienza universale racchiusa al suo interno. Sa esattamente cosa eliminare. Un'impronta, un nome, una scia che non è quella giusta. C'è qualcosa nelle onde che arrivano a riva che ne sa più di chiunque altro. Ah, che bello oggi il mare. Questa linea di scogli separa le acque agitate del mare aperto da quelle tranquille del porto. Vorrei solo godermi il momento, ma non riesco a fare a meno di pensare a quello che ho studiato durante l'anno. Da un lato l'impeto e la passione del romanticismo, dall'altra la quieta grandezza del neoclassicismo. Ah, la scuola mi ha proprio rovinato. Così, lei non è che avrebbe una penna? No. Una matita? No. Un colore a cera? No. Un pastello? No. Una querellabile tempera? No. Nulla. E io come faccio a scrivere tutto quello che il mare sta cercando di trasmettermi? Beh, sono partiti i concorrenti, abbiamo il tifo di tutti gli spettatori che ognuno naturalmente cerca il proprio favorito, ma la gara sta prendendo una piega davvero interessante, purtroppo dobbiamo lasciarvi, la pubblicità chiama, ma rimanete sintonizzati. Ma che filtro usate per fare questa foto? Guarda, oggi è una giornata stupenda e qui il mare sembra grigio, come se fosse nuvoloso. Ma non lo so. Sai, c'era una volta una ragazzina. Questa ragazzina aveva un amico speciale. I due si volevano molto bene. Un giorno l'amico è partito per una vacanza, al di là del mare. Lo faceva spesso. Però non è tornato. Eppure aveva detto che tornava. Quella ragazzina ero io. Beh, e Blu con un'abile manovra riesce a mettersi in posizione di vantaggio. Abbiamo però il giallo, purtroppo una varia al motore, deve averlo costretto ai pit stop. Scusi, lei non è che avrebbe una penna? No, guardi, sto facendo sì, ma a me serve una penna. Una penna, mi serve una penna. Mi dispiace, non ho una penna. Ho bisogno di una penna. Come faccio adesso a buttare via da qualche parte quest'onda di cose? Un'onda a cui non posso sottrarmi, a cui non posso nemmeno piegarmi. No, questa è peggio di quella di prima. Oggi il mare è calmissimo. Qui invece è mosso, sembra quasi che faccia paura. Non lo capisco.
21 orizzontale. Fa estrazioni milionarie. Vediamo cosa potrebbe essere. Trovato. Dentista. Sulla pallida spiaggia giacevo, lontano dai tristi pensieri. Declinava al tramonto sul mare il sole, gettando vividi sprazzi di porpora ardente e di candidi flutti lontani, sospinti dall'alta marea, venivano spumando, frusciando, ruggendo. Più presto, più presto! Oh mare, riprendimi, ridammi alla vita. Io da te mai diviso, io maschera sforzata d'un sorriso. Oh! Se il mare fosse veramente cattivo non ci avvicineremo mai ad una spiaggia, ma se fosse veramente buono non avremmo nemmeno paura di annegarlo. Si nasconde dietro un nome tanto semplice e tanto usato, facendosi superficiale quanto il pelo dell'acqua. Siamo troppo piccoli per contenere tutta quell'acqua che c'è in realtà, quindi ci limitiamo a immergerci per quello che il nostro corpo può fare. Però devo dirlo, certe volte mi è proprio sembrato che il mare entrasse tutto dentro di me in una volta, una sensazione spaventosa e magnifica. Ci hanno detto che oltre a tutta quell'acqua ci sia veramente qualcosa e che qualcuno ci è arrivato, qualcuno che non ha avuto paura del fruscio delle onde. Se non sei quel tipo di persona che preferisce ammirare da lontano o lasciarsi trasportare dai moti per sempre, non hai motivo di temere di sfidarlo. E ormai siamo agli ultimi atti della competizione. Vediamo tutti i giocatori, naturalmente, che ormai si danno ai comportamenti più antisportivi e moralmente criticabili. Ma comunque, tornando a noi, ormai siamo davvero all'ultimo rettilineo. Vedo l'ultima curva. Ormai i concorrenti sono vicini al traguardo. Ma cosa sta succedendo? Finalmente vorresti qualcosa dal mare che è sempre voluto in qualche modo riportarti a sé. Dà fastidio quando ti lascia troppo sale nella bocca e nello stomaco, quando ti rende i capelli intricati o quando brucia troppo per disinfettare, e mi fa troppa paura quando ormai non sento più di toccare il fondo. E allora penso, stavolta mi prendo davvero. Un mare capace di fare cose meravigliose, un mare volubile e ingrato. E non sono capito ingrato per cosa. Ed il marrone, signore e signori, che taglia il traguardo! Scusate, probabilmente ho omesso di dire che il marrone partecipava alla competizione. Ma comunque, signore e signori, la gara delle biglie 2016 va a questo maestro, un vero pilota. Io farei un applauso al marrone. Grazie, grazie. Meraviglioso. E si conclude così la competizione delle biglie 2016. Un saluto. Thank you.
Bakari, vengo da Senegal, ho 21 anni. Diamo Abba, vengo dal Senegal, ho 25 anni. Mi chiamo Henry, io vengo dalla Nigeria, io ho 21 anni. Je m'appelle Omar Dao, je suis Sénégalais, né le 19 novembre 1992, dans la région sud du Sénégal. Sono in Italia, da ottobre mesi. A prima venire qui, ero studente. Sono orfano. E ho perso mio fratello maggiore, ucciso dalla ribellione. MF Berci, movimento di forza democratica della Casamance. C'è a questo stato che si chiede mio paese per arrestare di nuovo il maggiore. Sono partito dal Mali. Ho detto Messi. Poi, in Mauritania, ottobre Messi. E fini, sono arrivato nel Mali. Dove è stato prigioniero tre volte. E c'è un giorno. Ho cominciato a lavorare. Ho avuto il biglietto per andare in Italia. Arrivo in Italia. Il 2 luglio 2015 in Sicilia. Ringrazio a Dio. Ringrazio gli italiani che aiutano noi sul Mediterraneo. Ringrazio l'Italia. Per me il mare è problema. Per me il mare è vita o morte. Per me il mare è paura. Per me il mare è persone che muoiono. Per me il mare è rischio. Ho lasciato il mio paese. Ho avuto dei problemi con
una gang che voleva uccidermi. Sono andato in Libia, ma non sapevo che li uccidono i neri e gli stranieri. I got to Libya and I was left alone. They couldn't easy to come for there. We were staying and I met someone who told me I couldn't stay in the country because it's not safe, because I was sick, and he helped me out. One fateful night, I was sleeping when they woke me up and took me to the seaside where I joined other guys. Quando sono arrivato in Libia ero da solo, è stata dura. Ho cercato di guadagnare dei soldi, ma non abbastanza. Conoscevo un tipo, vuole aiutarmi. Mi dice che me ne devo andare. Una notte mi svegliano, mi portano sulla spiaggia. C'erano molte persone lì, ero malato. Alla mattina mi sveglio, in mezzo al mare, solo vivere o morire. By morning I find myself in the middle of the sea. I see that survival there. It wasn't easy before I was rescued. And I first thought I lived in Sicily where I was taking medication before I was moved to Vicenza. I really thank Italian for saving me. Thank you.
Ciao, bello, come stai? Tutto bene, come stai? Come state? L'estate? No, è finita l'estate. Ehi, man, cosa va? Vai, sì, dove? Sì, yeah. Ciao. Fai sapere, man. Non ho capito. What's the time now? What's the time? Non ho nulla con me. Man, I'm very hungry, and I don't know what to eat. What do you have? Fame. Non faccio la pizza insieme, ti va? No, what's pizza? No. Fufu. Hai un cane nuovo? No, fufu, un loco toki. Stockfish, man. Toki, grandi, man. Non hai capito. Oh, let's go. Utobu, bonsoir. Utobu, no, comment allez-vous? Utobu, tu vas bien? Mais ces jours-là, j'étais malade, tu me viens rien pas à la maison. Pourquoi? Toi, tu n'es pas bon. Pourquoi pas, tu ne viens pas à la maison? Mais ces jours-là, tu viens pour m'apprêter les vélos, je n'apprête pas, c'est pour cela que tu n'as pas dit. Pourquoi? Pourquoi? Mais moi, je suis ton frère, Si je suis malade, tu veux me voir à la maison? Camilla! Ciao! Come stai? Ah, no. Ça va? No, non vado, ma rimango qua. No, come stai qua? No, rimango qua. Solo qua. Non vado. No. Buon fuoco con te. E va male? No, non vado a male, neanche male. Guarda, però facciamo una cosa. Brava! Dov'è tu? Cosa? Non mi
Io abito nell'area del sud di Senegal, si chiama la Casamas. Questa regione è verde e piove tanto. Si vive dell'agricoltura. Ma il problema è che la Casamas vuole avere la loro propria indipendenza per la libertà. Fa la guerra. Ma per fare questa guerra, loro hanno bisogno di giovani per le lotte. Io avevo un fratello più grande. È morto a fare questa guerra. Adesso sono il più grande nella mia famiglia. Chi a parole potrebbe esprimere la strage e i dolenti orrori di quella notte o con le lacrime agguagliarne le pene? Crolla un'antica città, per molti anni signora, e per la strada s'abbattono inerti, di qua e di là, innumerevoli corpi, e per le case, per le soglie abbandonate del culto divino. Dovunque il crudele compianto, dovunque paura e svariato spettacolo di morte. Al mio paese, in Occidente, nel periodo di pioggia, lavoro come agricoltore per pagarmi la scuola. Mio papà è morto. Mia mamma vive con i bambini. Io non posso andare a questo gruppo per fare la guerra. Io devo aiutare la mia mamma. Per questa situazione sono andato via dal mio paese nel 2013. E qui scopro con lieta sorpresa che un numero grande di nuovi ne era affluito. E uomini e donne, una gioventù raccolta per l'esilio con passionevole folla. Erano giunti da ogni luogo. Speranzosi di forza e di cuore, ovunque fosse la destinazione oltremare. Ho fatto un lungo viaggio prima di arrivare in Italia. Sono passato dal Mali, dove sono rimasto per 10 mesi per lavorare come muratore. Quando ho avuto un corso lì, sono andato dal Burkina Faso, qui dal deserto. Ho attraversato un deserto prima di arrivare in Italia. Ho comprato un po' di pane e da qua per attraversarlo. E in mezzo a una settimana sono arrivato in Libia, sono tenuto in carcello per 2 mesi. E un giorno Dio mi dà la possibilità di scappare. E visto che la situazione in Libia era molto difficile, e non posso vivere lì, soltanto la mia fortuna per mare. Era un piccolo barca, eravamo 113 persone. Partiamo senza un'idea di dove i fatti ci portino, dove sia concesso piantarci. Allora, con un empito di pianto, abbandono le spiagge e i porti della patria e le campagne ove Troia fu. Al largo, esule, vengo tratto con i compagni. Partiamo, ma adesso il nostro viaggio scoppia in gran tempesta. Quando il barca si piega da qua. Tutto la notte. Al mattino il motore si rompe. La paura era tanta. E al mezzo ora non vediamo nessuno dentro di noi. E poco dopo noi vediamo il scoppia sopra di noi. E poco dopo il grande barca verso di noi. Parlando di Dio. E gli italiani. Si se stavano dal mare, arrivavamo in Sicilia 5 luglio 2015. Ringrazio gli italiani, ringrazio gli stati di Vicenza. Grazie, grazie mille. Sgombrate il cuore dai timori, escludete ogni ansia, non a tal punto insensibile spirito possediamo noi. Siete sicuri del mio aiuto e vi soccorrerò con i miei mezzi. Voleste poi stanziarvi con me nel regno con pari diritti. La città che sto creando è vostra. Tirate in secco le navi, troiani e tiri saranno trattati da me senza alcuna distinzione. Io da grande volevo fare l'aereo, quello dei pompieri che spruzza l'acqua dall'alto. Poi ho deciso che la mia strada sarebbe stata una carriera artistica. In fondo ho sempre avuto una matita in mano. Io so fare un muratore.
vorrei avere qui un lavoro come muratore e avere dei bambini e avere una casa. Penso che la base per la vera felicità di una persona sia data dagli affetti. Quindi non importa il guadagno, il livello dello stile di vita, l'importante è la famiglia. Io vorrei lavorare in Italia, nell'agricoltura, sposarmi, avere dei bambini e una casa. Io voglio essere ricordato. Voglio avere la consolazione di sapere che quando diventerò cibo per i vermi, il mio nome entri nei libri di storia, superando gli anni e i secoli. Sinceramente non voglio pensare al futuro ora. Mi fa troppo paura. For the future, I hope to become a successful singer and make it in life. A 17 anni è difficile trovare la strada giusta, qualcosa che non ci stancherà mai per tutta la vita. Il mio sogno è scegliere qualcosa che mi renderà felice per il resto della mia vita. Ci dicono sempre di progettare il nostro futuro, così da non uscire dalla mappa che ci siamo imposti di seguire. Ma poi ti accorgi che il futuro è fatto di secondi, e una persona vive 2 miliardi di secondi. E in questa infinità di tempo accadono cose che non avevi progettato. E quindi, a parer mio, è qui che cominci a vivere, e progettare è inutile. I hope to acquire my dream and continue my education and become a music star. Il mio sogno è avere un lavoro in azienda di fabbricazione, ma penso che tutto è difficile perché sono straniero. Mi prego che Dio mi dà un lavoro che mi aiuti e dà la possibilità di aiutare la mia mamma di avere una casa e una macchina. Io voglio fare la differenza tra la felicità e l'infelicità di qualcuno. Potrei ancora essere di tutto, un medico, una ricercatrice. Fino a 3 anni fa un'opzione era la spia perché avevo appena visto gli Avengers. La verità è che non mi importa come mi vestirò, con un camice, con una divisa, una tuta, perché la spia è ancora valida. Voglio solo lasciare il segno. Non ho paura di seguire i miei sogni, nemmeno a costo di cadere e farmi male. È per questo che lo scorrere delle lancette di un orologio non mi spaventa in nessun modo. Guardo il futuro solitamente instabile e incerto e inizio a progettare la mia vita, perché la mia storia la scrivo io e nessun altro. Non permetto a nessuno di dirmi che non so fare qualcosa. Se ho un sogno, lo proteggo a ogni costo e se voglio qualcosa, vado e me la prendo. Perché ho sempre pensato che il futuro, in fondo, fosse nelle mani di coloro che hanno il coraggio di credere nei propri sogni. Signori, tempesta! Sopra e sotto. Nulla.
non può fare nulla. Può solo sperare. Sperare di sopravvivere. Sperare di non incontrarne altre. Sperare che ne sia valsa la pena. O magari, addirittura, sperare che dove sta andando le tempeste non esistano. E invece esistono. Esistono e come? Tempeste sui giornali. Tempeste alla televisione. Tempeste tra le persone. Addirittura tempeste nella nostra testa. E cosa può fare un uomo contro la tempesta? Per il suo destino.
Peace of life from you.
Qualcuno non ha potuto essere presente stasera, credo di un significato molto molto alto. Sì, c'è qualche... E non vogliamo vergognarci, no, di essere stati noi parte di questa piccola storia, no? Che Vicenza è parte della storia più grande del mondo, e anzi vorremmo essere anche un po' orgogliosi di essere parte di questa piccola storia. Ecco, per cui pensavo che avete una fortuna, e avete la fortuna di avere gli insegnanti e i genitori e tutti quelli che insomma hanno avuto anche il coraggio, perché ci vuole anche il coraggio in questi tempi, di mettervi in gioco, e voi vi siete messi in gioco tantissimo, per cui grazie a voi.
thank you to all the kids and all the people that are here tonight. And thank you. I know that not everybody could act and could be here, but you are all here. We are all with them. E insomma, grazie a voi perché state cambiando il mondo e continuate così che state facendo bene. Grazie. And watch our little performance, and we hope to do more next time. And I also thank you all for coming, and my special thanks goes to our boss, Marco, who gave us the opportunity to be here today. So, grazie.